Allora, giusto per fare vedere quanto noi ci preoccupiamo spesso della struttura, ma anche gli elementi non strutturali siano importanti, guardate questa scuola, c'era una serie di parapetti e balconi, vedete quello del secondo piano è rimasto in piedi, invece quello del primo piano è praticamente crollato, era già stato puntellato dopo la prima scossa ed è definitivamente crollato dopo la scossa di ieri. In realtà se i bambini fossero usciti di corsa da quella uscita durante il terremoto, pensate cosa sarebbe successo, visti i massi che si vedono, quello che rimane del parapetto del primo piano che è caduto. Quindi mettere in sicurezza un edificio scolastico significa non soltanto occuparsi della struttura portante, ma anche occuparsi di questi dettagli. L'edificio era stato ristrutturato di recente, come si vede da queste catene, vedete come sono nuove le piastre di ancoraggio sulla muratura e si vede bene che hanno lavorato, come indicano quelle fratture, quei buchi che ci sono vicino alle catene. Complessivamente l'edificio ha retto e quindi forse questo è stato uno dei pochi edifici per i quali sono stati applicati gli adeguamenti antisismici dopo la classificazione in zona sismica di questa zona del Modenese nel 2003. Questo è il lato maggiormente danneggiato della scuola, si vedono le macerie che sono cadute dal tetto, si vede molto bene che all'ultimo piano c'è una trafilatura che corre lungo tutto l'edificio e poi sul lato corto si vede come il tetto in acciaio si sia appoggiato sulla parte muratura facendola crollare. Si vede che la struttura, anche qua con le catene per la ristrutturazione che è stata fatta, ha avuto come ristrutturazione anche questo tetto in acciaio che però si vede è appoggiato alla muratura preesistente e a vederlo così non sembrerebbe che sia stato fatto un cordolo di cemento sopra il tetto, ma che la nuova struttura in travi in acciaio sia stata appoggiata direttamente sulla muratura e quindi sono due materiali molto diversi dal punto di vista del comportamento elastico e quindi probabilmente un movimento maggiore da parte dell'acciaio ha causato il crollo della parte in muratura. Quello che osserviamo in questo capitello di fronte alla scuola è un esempio classico di un effetto macrosismico, che è quello della rotazione di strutture a blocchi mobili. Vedete praticamente che la parte superiore di questo capitello si è spostata ruotando leggermente su se stessa. In realtà non è dovuto al fatto che ci siano dei moti vorticosi rotatori del terremoto, ma che una volta che praticamente la parte superiore ha perso continuità con la parte sottostante, il terremoto dà un'oscillazione diversa nelle varie direzioni e questo fa basculare il pezzo che alla fine sembra sia stato ruotato, ma in realtà, ripeto, non è che c'è qualcuno che materialmente ha girato il capitello, è un effetto della combinazione dei moti del terremoto.